Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nostro nuovo video. Quando si parla di Ferrari si parla sempre ovviamente di fascino, di bellezza e di meraviglia, anche perché chiaramente in 75 anni di storia i modelli che si sono susseguiti hanno per forza di cose rappresentato ciascuno di loro un'emozione, un ricordo indelebile nella storia degli appassionati. Però sempre per forza di cose ci sono modelli che sono qualcosa di diverso, sono modelli che sono rimasti nella storia come una idea di perfezione ricercata, raggiunta e scolpita appunto nella memoria di tutti. E la vettura che abbiamo l'onore e la fortuna di raccontarvi oggi, di scoprire insieme a voi oggi, è probabilmente una delle Ferrari più belle di sempre. Stiamo parlando della Ferrari F40. Eccola qua, Ferrari F40, nata per celebrare i 40 anni di storia della Ferrari. Infatti il nome riporta proprio questo, F sta per Ferrari 40, appunto per gli anni che aveva la casa di Maranello a quell'epoca. Che fosse però questa vettura qualcosa di particolarmente eccezionale, lo si era capito sin dalla sua gestazione. Infatti a metà degli anni 80 per Maranello iniziarono a vedersi alcuni prototipi di vettura molto particolare, molto intrigante, che chiaramente vennero fotografati e pubblicati sulle riviste di settore, e da questi scatti chiaramente gli appassionati iniziarono a fantasticare, a generare tanti rumors su quello che quei prototipi potevano rappresentare. Qualche tempo dopo la risposta a quegli interrogativi ci fu, perché si venne a sapere che quei prototipi erano denominati evoluzione, ovvero erano il banco di prova di lei, si stava sviluppando l'F40 e dell'evoluzione vennero prodotte 5 esemplari, 4 vennero vendute ai privati e una rimase a Maranello, alla Ferrari, ma poi arrivò il 1987 e arrivò lei. Strutturalmente la Ferrari F40 è basata su un traliccio di tubi in acciaio in cui la vasca abitacolo è però prevista, munita di un uso massiccio del Kevlar e della fibra di Kevlar, materiale che, come già abbiamo visto nell'S4, nella 037 e in parte anche nella Delta Gruppo A, era un materiale che negli anni 80 nell'ambito delle vetture, soprattutto di quelle ad alte prestazioni, era fortemente impiegato. E la carrozzeria è, come abbiamo detto, in materiali compositi che ne vanno chiaramente a ridurre il peso. 1155 kg è il peso di questa belva, ma è anche e soprattutto la meccanica che l'ingegner Materazzi ha messo al servizio di questa vettura sotto lo scrigno in materiali compositi che la va a ricoprire. A cominciare dall'impianto di sospensioni, che sia l'avantreno che al retrotreno è rappresentato da bracci trasversali con molle elicoidali, sono ammortizzatori che oleopneumatici, questo significa che dall'interno era possibile variarne la regolazione in 3 diverse posizioni, rigidità e altezza, chiaramente andando poi di conseguenza a modificare anche quello che era il comportamento della vettura, che era chiaramente una vettura improntata alle alte prestazioni che giustificano chiaramente anche un impianto frenante di assoluto rilievo, impianto frenante della Brembo con pinza sia all'avantreno che al retrotreno a 4 pistoncini e disco da 300 mm nascosto dall'iconico e caratteristico cerchio da 17 pollici monodado, e questo è un aspetto che anche ai giorni oggi ed oggi rappresenta un chiaro motivo di interesse per questa vettura e per le vetture ad alte prestazioni in generale. È quindi curata in tutto e è davvero custodita come un qualcosa di molto prezioso, e l'ingegner Materazzi aveva davvero pensato a tutto, ogni minimo dettaglio è stato curato al massimo. Siamo sinceri, chi di voi non aveva un modellino della F40? È la Ferrari che forse più di tutte in qualche modo ha rappresentato il sogno vero, quell'icona di motorsport e di passione motoristica autentica. E questo perché? Perché guardatela, guardate il fascino, la bellezza che ha, queste linee spigolose disegnate da Pininfarina,
e poi soprattutto per quello che rappresenta. È brutale, è cattiva, ha delle prestazioni clamorose, che sarebbero clamorose anche all'epoca, nonostante una cavalleria attualmente non ritenuta eccezionale, ma è qualcosa di oltre, è qualcosa che va oltre il concetto di vettura, è semplicemente la sintesi perfetta della bellezza motoristica italiana per eccellenza. La F40 andava in parte a ereditare qualcosa del mondo GTO e anche del mondo 308, ma non tutto, perché soprattutto per quello che riguarda i materiali che l'andavano a comporre era molto diversa, in quanto erano materiali compositi, e questo andava chiaramente a ridurre il peso della vettura aumentandone la prestazione, ma erano chiaramente le linee che facevano di lei un'autentica icona. E cominciamo andandola a vedere dal profilo anteriore, in cui chiaramente spicca il doppio iconico tradizionale Ferrari faro a scomparsa, che va a sovrastare invece il tradizionale faro fisso quadrato della vettura, e in questo muso, che nella parte più bassa trova chiaramente le prese d'aria dei radiatori e ai lati quelle che portano aria ai freni, mentre sul cofano anteriore le due prese portano aria all'abitacolo. Le linee, come abbiamo detto, sono assolutamente spigolose, tradizionalmente spigolose, ed è uno degli aspetti che chiaramente caratterizza questa vettura. Questa spigolosità la ritroviamo ovviamente lungo tutto il corpo vettura che è caratterizzato anche dalla presenza di tantissimi sfoghi d'aria, di prese d'aria, che, come andremo a vedere, hanno chiaramente una funzione specifica, a cominciare da questa presa d'aria ai lati, che chiaramente va a far sfogare l'aria prodotta dal rotolamento delle ruote, e chiaramente anche queste nervature, queste muscolosità che appunto danno un'impronta chiara alla vettura. Ma come abbiamo detto, sono tanti gli sfoghi, le prese d'aria. Parte laterale, nella parte più bassa le due prese che vanno a portare aria ai freni posteriori, nella parte diciamo centrale della fiancata troviamo invece le prese di raffreddamento dell'intercooler, mentre per quello che riguarda l'aspirazione del motore la presa d'aria è interna al finestrino. Scorrendo chiaramente lungo la vettura arriviamo in una delle parti più importanti, più belle anche tecnicamente della vettura, il posteriore. Nella parte laterale posteriore innanzitutto troviamo questa presa d'aria che va a raffreddare il radiatore del motore, altre prese d'aria nella parte laterale, fino a che arriviamo chiaramente al posteriore, in cui spicca meravigliosamente l'ala posteriore, che a quell'epoca era un segno distintivo più di adesso di quanto potesse essere prestazionale e sportiva una vettura. E abbinato alla stessa troviamo un lato B meraviglioso, in cui si trova forse uno degli unici aspetti rotondeggianti della vettura, ovvero le due coppie di fari circolari incastonate in questa griglia che va a portare un raffreddamento generale alla parte posteriore, nella parte più bassa il triplo scarico. Scorrendo però lungo la vettura troviamo naturalmente il coprimotore Lexan, del motore ne parliamo tra poco, e nella parte opposta altra presa d'aria laterale, questa ha un'altra funzione, è frazionata questa presa d'aria, in quanto va a portare aria sia alla wastegate che al radiatore dell'olio del cambio. Quindi c'è tantissima tecnologia per una vettura del 1987, tecnologia sofisticata. L'ingegner Materazzi aveva chiaramente fatto un capolavoro, lo sapevamo già, però quando te la trovi vicino e la puoi capire da vicino è veramente qualcosa che ti lascia senza parole. Però probabilmente è venuto il momento di vedere il cuore, il 3000 8 cilindri a V di 90 gradi che alimenta questa belva brutale. Eccolo qua, il cuore della F40, il 3000 8 cilindri V di 90 gradi, sovralimentato con un doppio turbocompressore, doppio albero a camme per bancata e due iniettori per ogni cilindro. Questo motore
472 cavalli, 577 Nm di coppia e 326 km/h di velocità, velocità dettata anche chiaramente non solo da questo splendido motore ma anche dalla leggerezza della vettura, infatti il rapporto peso-potenza, come abbiamo detto, eccezionale, ma andiamolo a vedere nella sua bellezza, nella sua perfezione. Custodito, come abbiamo detto, dall'iconico e caratteristico coprimotore Lexan, ma è tantissima la parte meccanica che è presente in questo complessissimo vano posteriore e che si richiama in parte la descrizione che abbiamo fatto prima degli sfoghi d'aria. Cominciamo con la parte laterale, con il radiatore dell'olio motore, il triplo terminale di scarico, assolutamente bellissimo, che va appunto a finire qua nella parte centrale, radiatore dell'olio del cambio, e questa è tutta la parte relativa alla aspirazione, al raffreddamento della wastegate. L'aria arriva da qua, passa per questo condotto e arriva direttamente alla wastegate. Tantissima meccanica, come abbiamo detto, sospensioni a bracci trasversali sia all'avantreno che al retrotreno, ma è massiccio l'utilizzo soprattutto nella parte dei rivestimenti interni di materiale innanzitutto in Kevlar ignifugo, che possa andare a ridurre quella che è la temperatura che chiaramente un motore del genere può sprigionare. Bellissima anche la dimensione nella parte posteriore della ruota, che chiaramente è superiore, e quanta tecnologia, quanta bellezza, quanta perfezione l'ingegnere Materazzi è riuscito a richiudere in quest'opera, in questa vettura, ma adesso è venuto il momento di salire a bordo e di vedere l'effetto che fa da dentro. Come abbiamo detto, è giunto il momento di sederci a bordo, di vedere come è fatta dentro la Ferrari F40, ma prima guardiamo i dettagli interni delle portiere, a cominciare dalla parte di rivestimento interno, carbon Kevlar, materiale appunto compositi, la corda per aprire, tipica delle vetture super sportive, delle vetture da corsa, finestrino con l'oblò in Lexan, e non l'avevano tutte, l'avevano soprattutto quelle iniziali, quelle prodotte successivamente no, i primi 50 esemplari probabilmente avevano questo dettaglio, e poi chiaramente bellissimo, straiconico, il guscio, la cellula dell'abitacolo, anch'essa in materiale composito, e il bellissimo sedile in carbonio rivestito di rosso con le cinture multipunto della Sabelt, a dimostrazione di quanto questa vettura sia una vettura a prestazioni folli, prestazioni sportive, e sportività che si richiama notevolmente anche nella parte interna, con tanti elementi a cominciare dall'estintore, ma venite a bordo con noi. Allora ragazzi, siamo a bordo dell'F40, cominciamo a parlare innanzitutto della posizione. Tralasciamo l'emozione che sto provando perché sono seduto probabilmente su uno dei più grandi capolavori della storia motoristica, non solo italiana ma mondiale. La posizione baricentro chiaramente è basso, stiamo parlando di una vettura a prestazioni altissime, una vettura da pista quasi sostanzialmente, una vettura con prestazioni molto vicine a una vettura da corsa, con un interno chiaramente sportivo, caratterizzato dall'essenzialità, perché chi prendeva questa vettura non cercava il comfort, non cercava gli accessori di comodità, ma cercava quello che gli facesse assaporare, trasmettere il motorsport, l'essenza più pura della prestazione che questa vettura era in grado di fornire. Cominciamo col volante in pelle a tre razze, che ha un disegno tradizionale per le vetture degli anni 80, infatti lo si rivede in tantissime vetture di quell'epoca, quadro strumenti con indicatori circolari, nello specifico un doppio indicatore circolare grande a sinistra alla velocità con fondo scala a 360, a destra il giramotore con fondo scala a 100, più due indicatori circolari piccoli ai lati con la pressione del turbo a destra e la temperatura dell'acqua a sinistra, più due spie che vanno ad indicare una temperatura eccessiva rispettivamente dell'acqua nella parte più bassa, dell'olio nella parte più alta,
tutta la plancia, che è piuttosto stretta rispetto al vetro, è ricoperta in questo materiale morbido molto particolare in cui sono incastonate poi le due prese d'aria per l'abitacolo, aria che viene portata dentro dalle aperture che troviamo sul cofano anteriore. Nella parte centrale della plancia tre indicatori circolari: livello della benzina, pressione dell'olio e temperatura dell'acqua, e manettini per la ventilazione interna, l'accendisigari, tre prese d'aria, leva del cambio, cambio 5 marce che trasmette la potenza al posteriore, vettura munita di differenziale autobloccante che chiaramente ne va ad accentuare le prestazioni, e poi, come abbiamo detto, scompare tutto quello che non è essenziale. Non c'è nessuna vaschetta portaoggetti né nel tunnel centrale né nelle portiere, nemmeno nella parte frontale al passeggero. Scompaiono i tappetini perché tutta la cellula dell'abitacolo è, come abbiamo detto, in materiale composito, in carbon kevlar. È presente ed è vistosissimo l'estintore, come nelle vetture da corsa. Sedile, come abbiamo detto, in carbonio, rivestito da questo tessuto rosso con cinture multipunto della Sabelt che si attaccano qua dietro. Nella parte posteriore, dietro i sedili, troviamo invece una piccola barriera in kevlar, in Lexan, che va a separare l'abitacolo dal motore. Rivestimento in pelle nella parte del tetto interno e la barretta parasole, che è l'unico, diciamo, accessorio di comfort che troviamo su una vettura totalmente racing. Nella parte più bassa laterale troviamo gli strumenti per andare a togliere l'eventuale appannamento del vetro, il fendinebbia e le quattro frecce. Come abbiamo detto, essenzialità, perché qua dentro non si va a cercare il comfort, ma si sente davvero tantissimo il profumo di autenticità, di motorsport vero e di anni meravigliosi, gli anni 80, che questa vettura sicuramente porta alla memoria all'ennesima potenza. E non finiremo probabilmente mai di ringraziare l'ingegner Materazzi per aver realizzato questa bellezza. Piacque tanto l'F40, piacque così tanto che addirittura si dice che la gente andasse davanti alle concessionarie Ferrari, senza che Ferrari avesse ancora annunciato quanti esemplari ne avrebbe prodotti, per prenotarla, per essere sicuri di potersi portare a casa questa meraviglia. Era una vettura nata quasi per il motorsport, tant'è vero che ne vennero realizzate anche delle versioni prettamente da corsa su tutte la LM, cioè la Le Mans, che venne realizzata in collaborazione con la concessionaria Michelotto e che esordì nel campionato IMSA, e anche la cosiddetta competizione, che era sviluppata sulla base della LM, ne vennero realizzate 8. Era una macchina nata per questo, quindi facilmente si riusciva ad arrivare a una versione definitivamente da corsa. Ma perché piacque così tanto? Perché era difficile farsi scivolare addosso il fascino cattivo e brutale che sprigionava. Cosa dire di lei? La produzione si chiuse nel 1992, però probabilmente è da lì in poi che il suo fascino è ancora, se possibile, aumentato. Siamo giunti alla fine di questo video che cerca in qualche modo di raccontare quello che è questa creatura bellissima. Speriamo che vi sia piaciuto. Noi ringraziamo enormemente la scuderia Tony Auto di Maranello per averci messo a disposizione questa F40 e la concessionaria Maranello Puro Sangue per l'ospitalità. Questo bellissimo luogo, anche qua si respira tanta passione. Fateci sapere cosa ne pensate di questa vettura. Speriamo che il video vi sia piaciuto e, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao!